Un episodio increscioso ha animato le discussioni in rete. L'amica della sposa si presenta con il figlio al matrimonio, child free, provocando la reazione spropositata della protagonista delle nozze, che ha deciso di sfogarsi sui social. Il suo racconto dettagliato, nel quale non ha sorvolato sulla sua reazione, le è costato non poche critiche e commenti al vetriolo da parte degli internauti. Infatti la neosposa ha dato sfogo alla sua frustrazione su Reddit, dove ha raccontato di aver organizzato un matrimonio, child free, facendo presente agli invitati di non portare alle nozze bambini per dare vita ad una cerimonia solo per adulti, ma una sua amica ha ignorato il desiderio della sposa portando suo figlio piccolo all'evento, scatenando una brutta reazione da parte sua. L'amica si presenta al matrimonio, child free, con suo figlio. La reazione della sposa nel racconto su Reddit, la donna ha spiegato la vicenda chiedendo aiuto agli utenti. Avevo detto che era severamente proibito portare bambini al matrimonio, e una mia cara amica ha deciso di portare lo stesso il suo bambino piccolo. Il marito l'ha lasciata da poco e mi sento molto in colpa, ma il bimbo ha pianto tutto il tempo mentre mi preparavo e cercavo di finire in tempo con trucco e parrucco. Dopo questo preambolo, la neosposa ha aggiunto che la sua amica le ha detto che avrebbe affidato il figlio babysitter, e che nel frattempo lo aveva portato con sé alla cerimonia. Ma l'amica della sposa è stata cacciata dalla protagonista da suo matrimonio, child free, lei non si è trattenuta dall'intervenire infastidita dall'agitazione e dai rumori del piccolo. Infatti dopo lo scambio degli anelli tra marito e moglie, la coppia ha deciso di far presente all'amica con figlio che non era gradita la presenza del bambino. Leggi anche, Emma Marrone, l'annuncio drammatico ai fan, in Italia non mi fanno fare un figlio, le abbiamo chiesto di andarsene, e me l'ha fatto pesare molto. Mi ha mandato dei messaggi dicendomi che sono una persona orribile, ora sta sparlando di me con tutti i nostri amici comuni, dicendo che il suo bambino era tranquillo e io ero isterica e non sono stata in grado di capire i suoi problemi. Non posso crederci. Odio tutto ciò ma non so come fare, sento che molte persone mi criticano per il mio comportamento, questo quanto riferito sulla piattaforma social dalla donna, che ha chiesto consiglio al web che si è diviso nel darle ragione, capendo le sue ragioni, ma anche criticando la sua mancanza di empatia. Leggi anche, Giorgia Meloni, parole di fuoco al G20, non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci.